Amici di Directa Sport, un cordiale buonasera dal Palasport di Nulvi per questa gara 2 della finale playoff promozione del campionato di Serie C femminile di basket. La squadra in maglia giallo-blu deve recuperare lo svantaggio di 1-0, deve provare a cambiare le sorti di questa serie. Io saluto e ringrazio il nostro Simone Satta, al quale è affidata la telecronaca di questa sfida, Palasport di Nulvi, gremito in ogni ordine disposto per questa diretta che apre il lungo weekend di Directa Sport con tanti eventi da dentro fuori. A te la linea, Simone. Amici di Directa Sport, benvenuti a Nulvi. Abbiamo qualche piccolo problema tecnico, ma stiamo provando a raccontarvi gara 2 della finale del campionato di Serie C femminile. Purtroppo qui al palazzetto il segnale internet che ci permette di regalarvi questa diretta è ai limiti dell'impossibile, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Nel frattempo siamo già dentro il primo minuto e 5 secondi di partita. Il basket 90 è partito fortissimo con un 5-0 di parziale che ora Sias prova a far diventare 7-0. Lo scarico interessante in angolo, la palla tocca due volte il ferro, poi esce. È Nulvi che allora affida al numero 30, Serra, il proprio attacco. È arrivato un fischio. Tre punti di Fara con Nulvi che è forte al rimbalzo. Il tentativo da parte di Marta Villani fa 5-2 per il pubblico delle grandi occasioni qui al palazzetto dello sport di Nulvi. Speriamo di riuscire a regalarvi un bell'incontro. Paiono superati quei piccoli problemi di cui abbiamo parlato in apertura. Adesso Nulvi che attacca con la numero 12 Meloni, il pallone aperto dalle parti di Fidossi. Il tentativo di penetrazione è arrivato, un fallo della difesa, due liberi per Alessandra Fidossi. Per forza di cose, da lei e da Villani devono passare le speranze di Nulvi di portare questa gara o meglio questa serie a gara 3. Lo ricordiamo, in gara 1 è stata il basket 90 ad avere la meglio. Una serie al meglio delle tre partite, con le sassaresi che, se vogliono laurearsi campionesse, devono portare via una vittoria oggi dal palazzetto dello sport di Corso Vittorio Emanuele. Prova a tracciare immediatamente la strada. Adesso Fiore, pallone interessante ancora. Dalle parti di Meloni. Stessa Meloni che ora lascia il campo per Tanda, ha cercato uno scarico nel pitturato, ha trovato una deviazione, la palla sarà ancora in attacco per Nulvi. Errore qua
nella offerta per Tanda che non riesce a toccare il suo primo pallone, attacca ancora Sassari, lo fa con Sias, c'è Spiga che aspetta il pallone, Sias va da sola, prova a liberarsi in angolo, è arrivato però un fischio, fallo che punisce l'attacco sassarese, si resta 7-4. Serra, ancora un'altra palla rubata da parte di Carta, l'appoggio però è sbagliato, il rimbalzo offensivo è per ancora una volta Giulietta Spiga, sono altri due per Sassari, 9-4. Serra, il pallone per Tanda, prova a chiedere spiegazioni in Carta, uno sguardo col direttore di gara, siamo anche in debito del duo che dirige questa gara 2 di finale, si tratta dei signori Andrea Ortu e Michele Denti. Pronto un cambio anche per il Basket 90, torna sul parquet con il numero 20 Maria Grazia Sau, tentativo qui di Sfidossi con la palla che però non ne vuole sapere di entrare e allora riparte l'attacco delle sassaresi da Olandi, lo scarico per Sau, tentativo di penetrazione per Pinna, però ancora una volta un prezioso rimbalzo difensivo di Carta che ribalta la transizione, il tentativo di Miriam Carta che segna ancora per Nulvi, il palazzetto dello sport è una bolgia. Arriva un altro fischio contro l'attacco di Sassari, prova a spiegarsi soprattutto con Maria Grazia Sau, coach Andrea Doro, errore in uscita per Nulvi, e allora il Basket 90 con Spiga, il pallone per Sau, interessante soluzione alla ricerca di Pinna, l'ultima a toccare è Marta Villani, rimessa in attacco per i giocatrici del Basket 90, Pinna, pallone per Olandi, Olandi con la penetrazione alla ricerca del reverse, non le sorride stavolta il pallone che tocca il primo ferro, poi va fuori e fra le mani nuovamente di Fidossi, la palla aperta per Villani, prende la tripla la numero 13 ma la sbaglia, si resta 6-9, Olandi, penetrazione interessante di Olandi, salta con le mani al cielo Maria Elisabetta Serra, per il direttore di gara è fallo. Allora liberi per Olandi. Primo Olandi, uno su due per Olandi che rosicchia un punticino, va a più 4 con il Basket 90 che non rinuncia ad attaccare alto, il tentativo di Serra, il pallone imbucato per Cucurello è più che interessante, la numero 18 però non trova soluzioni offensive, deve per forza di cose tornare dietro da Fidossi, ancora possibilità per Villani, aveva già esultato il palazzetto dello sport ma la palla tocca due volte il ferro e poi si deposita fra le mani di Spiga, il lob cercato è trovato da Maria Grazia Sau, significa 12-6, Basket 90 che doppia Nulvi. E sembra aver chiamato time out coach Porcu, un attimo di pausa, lo prendiamo anche noi, ci torniamo a sentire fra un minuto. Nuovamente collegati dal palazzetto dello sport di Nulvi, si è ripresi a giocare, 4:40 prima della fine del primo quarto, il pallone in direzione di Alessandra Fidossi, è arrivato un fallo,
stavolta pulisce la difesa, non abbiamo grande visuale sul tabellone. Il quarto fallo per il Basket 90, ne ha commessi due Nulvi. Tanda, il pallone per Fidossi. Tanda s'isola, prende un tiro che però sbaglia, ne ha la meglio la difesa del Basket 90. Sorride Fidossi, ma il fallo le è stato fischiato contro. Ed ora Basket 90 che ricomincia da Campus. La formazione di Doro è giovanissima, vede tantissime ragazze tra il 2005, il 2006 e il 2007 schierate oggi in campo. Praticamente la totalità del roster rappresenta ragazze di quest'età. Stanno facendo un campionato veramente importante, ora sono avanti in questa gara 2, 14-6. Spiga. Non è valido il canestro della numero 27, Giulietta Spiga. Chiamata infrazione di passi. Cucuredu da Fidossi, l'apertura interessante in zona Rebecca Costu, la palla arriva ancora lì, Fidossi con tentativo di portarla via, arriva un fischio, palla contesa, rimessa a Nulvi. Vuole il pallone Villani, deve ancora entrare in partita la numero 13, lo scarico in direzione di Tanda, è arrivata un'altra gran difesa, Cucuredu però non ci sta, recupera ancora il pallone per Nulvi, che poi si complica la vita da sola, palla scaricata sul ginocchio di Roberta Tanda, direttamente in out, la rimessa è per il Basket 90. Spiga. Pallone per Sau, adesso da Fara, interessante soluzione alla ricerca ancora di Spiga che ha pestato la linea di fondo, non è riuscita a scaricare il pallone in tempo. E allora con 3 minuti 26 secondi da giocare nel corso di questo primo quarto. Si riparte con Nulvi, palla in mano, deve aggiustare qualcosa coach Porcu. Sta facendo fatica ad uscire proprio da queste situazioni con Piga che recupera un altro pallone. Pina si prende un tiro sufficiente ma poi rimbalza ancora al suo. È più 10, massimo vantaggio per il Basket 90, ma Nulvi si sta facendo male da sola. È il quinto fallo del Basket 90, sono allora liberi per Roberta Tanda, deve cominciare da qui a ricucire la formazione di Porco se non vuol veder fuggire via la partita immediatamente. Sbaglia il primo Tanda. Uno su due per la numero 0. Torna a segnare Nulvi, carenza offensiva che durava da più di qualche minuto. Fidossi, è arrivato un fischio su Sarellu, la freccia dice Basket 90, 3 minuti 9 secondi alla fine del primo parziale. Fara, pallone per Sauce, larga a sinistra ancora su Sarellu, è arrivato un altro fallo di Fidossi che ora deve stare attenta a non caricarsene. Lascia infatti il terreno di gioco per Miriam Carta. Fara, riparte l'azione del Basket 90. Olandi. La palla per Pina, apertura interessante ancora in zona su Sarellu. Fa esultare tutta la sezione del Basket 90 presente qui al Palasport. 19-7 più 12, grande canestro di Roberta Tanda.
con una grande azione personale prova ad imbastire un minimo di rimonta negli ultimi 2 minuti e mezzo che mancano prima della prima pausa. Il basket Nulvi chiude così il personalissimo gioco da 3 punti, Roberta Tanda. E allora è 19-10, torna sui 3 possessi di vantaggio Nulvi. Interessante il blocco di Sau, Fara va ancora alla ricerca di Sussarello, palla scaricata dove c'è Olandi, gran giocata di Olandi, risponde immediatamente alla bellezza di Roberta Tanda. E allora è 21-10. Villani, interessante pallone per Cosu, lo scarico ancora in zona Cucureddu, stoppata di Maria Grazia Sau. È comunque rimessa Nulvi, 2 minuti 2 secondi alla fine. Tanda, movimento di Villani, il pallone invece per Carta, ancora Tanda, la finta del tiro da 3 punti, Carta si muove bene, entra in area senza fallo, però perde questo pallone, chiama un nuovo tentativo con il lob, in questo caso Fara, la palla però Nulvi la recupera ancora con Tanda che segna ancora. 21-12, torna sulle 9 lunghezze di svantaggio la formazione di Porco. Olandi comanda dentro l'area la numero 91, qui trova una deviazione e sarà rimessa basket 90. Torna in campo Sias, fuori Sussarello, anzi chiedo scusa, Caterina Fara. Sias, gran finta di corpo su Ludovica Meloni. Poi il più facile degli appoggi a canestro per il 23-12. Tentativo di Meloni, il pallone in direzione di Cosu, è arrivata una deviazione, l'ultima a toccare una giocatrice del basket 90. Allora rimessa Nulvi già battuta con Tanda che serve Carta, difficoltoso il controllo, la palla va a terra, la contesta ancora Nulvi e guadagna così la possibilità di rimettere dentro questo pallone. 61 secondi alla fine. Pallone per Carta, Tanda prende il tiro da 3 punti, Tanda! Senza dichiarare la tabella, fa 23-15. Olandi per abbattere immediatamente i sogni di gloria, di rimonta meglio, di Nulvi. Torna sul 25-15 la partita. Strapotere di Giulia Olandi. Villani, il pallone per Carta, la ricerca di una penetrazione, il tiro però è sbagliato, si resta 25-15, ultimi 24 di questo primo quarto. Sau, grande anticipo di Villani che porta via il pallone, prova a regalare un'ultima azione offensiva alle sue, il pallone per Tanda, prende un'altra bomba la numero 13, airball però con Ludovica Meloni che fa il massimo per tenere in campo quella palla, più di così davvero non poteva fare, al momento del salto però toccava la linea rossa. E allora la rimessa è per il basket 90, ultimi 6 secondi di primo quarto, pinna palla in mano, gestisce la numero 98, il pallone in direzione di Sau, arriva il tiro ma è sbagliato, il primo quarto ci regala 40 punti suddivisi così, 25 basket 90, 15 per il basket Nulvi. 2 minuti di pausa, torniamo per l'inizio del secondo quarto, restate con noi. Nuovamente in campo per l'inizio del secondo parziale, basket Nulvi e basket 90 Sassari, come detto finale del campionato regionale di Serie C femminile. Siamo a gara 2, gara 1 a sorriso alle sassaresi che con una vittoria oggi si laureerebbero campionesse.
mettendo di fatto fine a questo campionato, tornando a frequentare il campionato della B regionale. Adesso Landi, qua una un po' in tilt la difesa sassarese, graziata però dal basket 90 che non trova il modo di far canestro. E allora si riparte dal 25-15. Villani non si è vista molto nel primo quarto, ricordiamo ha chiuso con 19 punti di media la stagione regolare. Il tentativo adesso di Cossu, importantissimo punto segnato da Nulvi. Spiga, bella palla aperta dalle parti di Olandi con Sias che corre ancora, trova fallo e canestro, gran giocata della giovanissima numero 8. Torna avanti di 10 con il libero aggiuntivo. Ha sbagliato il libero Sias, ma la palla ce l'ha ancora il basket 90 con Spiga che qua non riesce a ribadire a canestro. Un altro errore delle sue e allora Tanda si affida alla numero 0, la ripartenza di Nulvi. È arrivato un tocco di Giulietta Spiga, falloso secondo il signor Ortu. Fuori proprio l'autrice del fallo, minuti per Fiore. Carta, senza pressione va a prendere il tiro con Cossu che non riesce a intervenire, buono il taglia fuori della difesa del basket 90. Dall'altra parte Sias riesce a capovolgere il fronte come nessuno in campo, la tripla di Olandi, il rimbalzo però ancora per il basket 90 con Pinna che va alla ricerca di Fiore. Sias prova la giocata, trova però fallo e canestro. Grande impatto col secondo quarto per Sias. Secondo gioco da tre punti per Sias in un minuto e mezzo, stavolta è completo, 30-17. Il pallone per Villani, va a girarsi la numero 13, lavoro sul piede perno, scarico per il tiro da tre punti di Tanda, un errore che non ci voleva in questo caso. Tanda ci ha provato ancora, ha trovato però solo il primo ferro, il fischio però premia l'attacco del giallo-blu. E allora Nulvi ancora con la numero 0, la ricerca di punti, ancora Tanda, qua è molto sfortunata con la palla che rotola due volte sul ferro e poi va fuori con Spiga che capovolge il fronte immediatamente. Ha qualcosa da dire d'oro perché la numero 27 ha pestato la linea al momento della partenza, rimessa per basket Nulvi. Carta, tentativo di penetrazione della numero 4, c'è stato il fallo di Olandi, non d'accordissimo la numero 91. Momento nuovamente di cambi, fuori Giulietta Spiga. Dentro nuovamente Ilaria Carta. Fuori il primo per Carta. Un
1 su 2 per la numero 4. 30-18. Olandi, il pallone per Carta, apertura ancora in zona Pinna, errore, rimbalzo giallo-blu. Carta da Villani, non perde tempo, prende la tripla Villani, ferra delle di no, il rimbalzo di Kossu, Carta tira ancora dalla media, non trova il modo di far canestro Nulvi. E in ripartenza Meloni sceglie di spendere il fallo. 3 per parte in meno di 3 minuti di gioco. Pallone per Campus, lo scambio con Fiore, ancora Pinna, Olandi, non resta molto tempo per l'attacco delle sassaresi, fa la scaricata ancora in angolo, è arrivato un tiro che però non premia l'attacco del Basket 90, si resta 30-18. Tanda, ossessivo il pressing delle sassaresi, il pallone scaricato in zona Serra, la palla arriva dalle parti di Kossu, prende la tripla, sbaglia, rimbalzo ancora suo, penetrazione, fallo, ma niente canestro, si resta 30-18. Sbaglia il primo Rebecca Kossu. Anche per il Basket Nulvi sono tantissime le giovani in campo. Rebecca è una di quelle. Gran girata di Carta, sfortunata anche qui la numero 4. Olandi tenta di uscire, trova ancora il tentativo per Nulvi che non apprezza la mancata chiamata arbitrale, aveva fatto benissimo la pressione la formazione giallorossa, se non è sfondamento questo. Chiama time out il direttore di gara, qualcosa da dire Roberto Tanda. Ritarda un attimo il ritorno in panchina con Porcu che non ci sta. Noi rimaniamo un attimo sul campo del palazzetto dello sport di Corso Vittorio Emanuele. Non semplice lavoro per i direttori di gara oggi. Enti e Ortu che comunque stanno facendo un buon lavoro fino a questo momento. All'intervallo lungo. Tutto pronto per l'inizio con il time out che ormai è esaurito. Si riparte con Tanda palla in mano, 4 falli per il Basket 90, 3 fino a questo momento commessi da Nulvi. Tanda perde un altro pallone con Sias che lo porta via ancora, il tentativo della numero 8, la palla rimane in campo, gran lavoro di Sias. Sau, il pallone ancora verso Spiga, prende la tripla la numero 27,
segna ancora Spiga, sono 33 per il basket 90. Deve alzare i giri del motore qua Nulvi, la palla di Thunder era molto intelligente ma leggermente imprecisa per la corrente Miriam Carta. La giovane classe 2004 salta ma sfiora solo il pallone. Si resta 33-18. Sau, un pallone per Sussarellu. La virata della numero 46, pallone da Spiga. Servizio per Sau, c'è Sias che alza ancora questa palla, Sussarellu stoppata. Nulvi riesce a difendersi con Pileri, palla sul piede di Sau, non fischiato dal direttore di gara, si lotta sul pitturato con Carta che riesce a servire Fidossi, prova a ripartire ancora l'azione offensiva di Nulvi, l'ultima a toccare e ancora una volta Sias, la rimessa per le giallo-blu. È il momento però di un altro time out, stavolta un minuto lo prendiamo anche noi. Nuovamente live, esaurito anche il secondo time out di questo secondo parziale, palla Villani, il servizio per Fidossi, la numero 5 sempre triplicata, Carta, tentativo di girarsi, Cucureddu col tiro, torna a segnare Nulvi, lo fa con la numero 30, chiedo scusa, non Cucureddu ma Maria Elisabetta Serra, è 20-33. Villani ancora, il taglio di Fidossi, l'ha vista Villani, servita ancora la numero 5, Olandia ha fatto fallo ancora. Quattro e mezzo, prima dell'intervallo lungo. Sbaglia il primo Fidossi, errori che stanno facendo molto male al punteggio di Nulvi. Uno su due per Fidossi, 33-21. Si è fatto un fischio contro il capitano di Nulvi, Pileri. Credo si tratti di fallo tecnico. Ho sinceramente perso il momento dello scontro tra Pileri e un avversario. Nel frattempo Landi fa 34 per il basket 90. Sassaresi che tornano in possesso. Spiga, la palla per Sussarellu, il movimento della numero 46, apertura ancora in zona Olandi. Sauda Sias, virata della numero 8, lo scarico per Sau ancora, airball stavolta con Carta che contesta il pallone ma Spiga lo porta via ancora. È necessario l'intervento di Fidossi che poi va a terra, palla contesa ma palla per Nulvi. Serra, il pallone per Fidossi, c'è larga Villani, prova a sfruttare il blocco di Pileri, la palla aperta in zona Carta, la finta che riesce, Carta in apertura per Villani, deve tirare Villani, è arrivato un fallo, fischio che premia l'attacco della numero 13, tre liberi per Marta Villani. Primo la numero 13.
Si resta 34-21. 0 su 2 per Villani, ne resta uno a disposizione. Ha segnato Villani. E allora 34-22. Continua a tenere questo vantaggio di 12 punti. Il basket 90. Che ora torna ad attaccare con Spiga, il pallone per Olandi, la palla dove c'è Sussarello, vuole e ottiene nuovamente il pallone dal numero 21, minaccia la bomba ma poi tiene il pallone, lo serve adesso per Raiano. Lo scambio con Pinna, palla aperta in zona Sussarello, ancora Olandi, non resta tanto tempo al basket 90 che poi si inventa un canestro incredibile con Spiga. 36 per la formazione sassarese. No, davanti agli occhi il cronometro dei 24. Non so nemmeno dove si trovi sinceramente in questo momento. Di fatto c'è un altro contropiede fallito da Spiga. La palla poi diventa buona per Sussarello. Una magia di Letizia Pinna. Torna a segnare il basket 90 che accarezza l'idea di recuperarne un'altra. Fidossi, Villani, la bomba di Villani, la palla diventa buona per Cosu, parte il tiro, canestro e fallo. 24-38 con un tiro da prendere, c'è ancora vita per il basket Nulvi. Errore di Cosu, ma rimbalzo per Serra. Villani, Fidossi, niente da fare, dall'arco sta facendo una fatica tremenda il basket Nulvi. Spiga con la penetrazione, troppo libera la numero 27, errore che grazie ancora alla difesa nulvese. E allora Olandi non prende la tripla, vuole invece penetrare, ci riesce, la palla poi non entra e allora Serra per tenerla in campo trova una grande linea di passaggio nella servire una compagna. Villani dalle parti di Cosu con carta che serve Serra, adesso Fidossi non prende il tiro, lo fa invece Villani, ma è un altro errore, non è serata fino a questo momento per Marta Villani. Spiga da Raiano, tiene palla la numero 77, si lancia però alla conquista ancora una volta Cosu, offre un'altra possibilità d'attacco a Nulvi con carta che trova il modo di servire Alessandra Fidossi, segna ancora Fidossi, chiama timeout il basket 90, c'è vita per il basket Nulvi, 38-26 con un minuto e mezzo da giocare prima della fine del secondo parziale. Un minuto di time out e poi torniamo, restate con noi. Nuovamente collegati dal palazzetto dello sport di Nulvi, si è ripartiti come al solito con Pinna che trova l'appoggio alla tabella che vale il 40-26. Rimesse per le gialloblu, si muove Villani, il pallone per carta, finta il tiro, prova a penetrare, lo scarico per Serra, il servizio dalle parti di Alessandra Fidossi, due palleggi per la numero 5, scarico in zona Villani, tripla di Villani, finalmente a segno Marta Villani, sono 27 per il basket Nulvi. Raiano, Pinna ancora, ha smesso un attimo di attaccare il basket 90, il pallone aperto ancora in zona di Caterina Fara, niente da fare per la numero 66, Cosu da Serra, non si fida di prendere il tiro, allora Fidossi, bomba di Fidossi, 2 su 2 per il basket Nulvi da i 6.75. Rosicchia altri 3 punti, la formazione di Porcu è 40-32.
Ultimi 5 secondi con Carta che la recupera ancora, un canestro importantissimo, quello fra le mani di Villani, l'appoggio! Segna ancora Nulvi, 40-34, un minuto di follia prima della fine del primo tempo. Le ragazze di Porcu tornano a cucire sul meno 6 e il Palasport è di una bellezza incredibile. 10 minuti di pausa, poi torniamo per il secondo tempo di questa finale, gara 2. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. Sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Mettete il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu hai già fatta. No. Due, sì. Fate, ricordo che la corsa alla zona di lavoro, le prime cadute sono proprio di ricerca della corsa. Eri, Eri! Buoni piedi, Cristia! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. Tre argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Collegati amici di Directa Sport dal palazzetto dello sport di Nulvi, è in corso gara 2 per la finale del campionato di Serie C regionale tra Basket Nulvi e Basket 90 Sassari. Sassarese avanti 1-0 nella serie, 40-34 nel punteggio, ma nel momento migliore delle gialloblu si è andati all'intervallo lungo. Qui arriva una infrazione in attacco che punisce il tentativo di reverse di Sias. E allora nuovamente avanti le gialloblu con Maria Elisabetta Serra. Un pallone per Kosu, apertura ancora verso la numero 30, un taglio geniale visto dalla numero 9. Serra segna ancora e Nulvi prova a rifarsi sotto, il minimo svantaggio dall'inizio della partita. Rimessa qui per il Basket 90, il tentativo dall'angolo da parte di Letizia Pinna segna un tiro che però vale solo 2 punti. E allora dall'altra parte Villani, il tentativo della numero 13, la palla va fuori ma il rimbalzo per Nulvi, un'altra possibilità per la numero 13, un altro errore. Va chiuso in crescendo il suo secondo parziale, costo ancora da Villani, stavolta non prende il tiro, va alla ricerca di Fidossi, reversa ancora, sbagliato però, fallo di Serra. Allora con 1 minuto e 10 secondi trascorsi nel corso di questo terzo periodo si riparte con la formazione sassarese, palla in mano Olandi, grande prima
primo tempo della numero 91, si ascolla tripla, sfortunatissima qui la numero 8, palla che tocca due volte il ferro e si deposita fra le mani di Fidossi, il pallone in zona Cossu con Carta che recupera ancora, qualche secondo per l'attacco di Nulvi, il pallone ancora in zona Fidossi, errore però qua del tandem, Tanda Fidossi. E Sassari che recupera ancora, Sias sul tentativo di tenere in campo quella palla da parte di Villani, Olandi prende il tiro, Olandi, c'è arrivato un fischio però che punisce la difesa, fallo di Roberta Tanda, sono liberi per Olandi. Ricomincia dominando come aveva fatto nel primo tempo. Adesso Tanda, palla per Fidossi, ma un movimento che non esiste, e allora si va da Villani. Carta, un movimento ancora di Fidossi, regge la difesa del basket 90, Fidossi, una tripla senza senso della numero 5, 44-39. Spiga, Sias, lei non tira da tre punti, penetra e poi arresto tiro, il rimbalzo è ancora del basket Nulvi, chiama il pallone Carta, Tanda lo tiene, serve ora Fidossi, c'è Villani a sinistra, prova il blocco Carta, non lo sfrutta Fidossi che però passa ancora, arriva comunque Cossu su un pallone che non era per lei, prende il tiro Cossu, 44-41. E Nulvi avrà anche la possibilità di completare il gioco da tre punti. Ha iniziato come aveva finito nel secondo parziale la formazione di Porco, che ora ci crede. Sale il coro Nulvi Nulvi per accompagnare Rebecca Cossu. Fortunata qua, la palla tocca 15 volte il ferro prima di uscire e allora è transizione guidata da Spiga, è arrivato un tocco, tocco di piede e rimessa basket 90. Non dello stesso avviso il pubblico del Palasport. Si resta 44-41. Fidossi ancora, non c'è fallo di Olandi. E allora Sias, passa Sias. Il fallo l'ha fatto Cossu. Chiamata un po' particolare questa. Sicuramente meglio messa rispetto a noi. E direttore di gara che puniscono la difesa della numero 9, allora liberi per Sias. Sbaglia il primo la numero 8. Uno su due per la giovane Sias. E allora 45-41, basket 90, ancora avanti di 4. Nulvi che ha ricucito uno svantaggio che a un certo punto è arrivato anche a 16 lunghezze, serve liberarsi di questo pallone ma non c'è più tempo, funziona la pressione alta di Spiga, non riesce a liberarsi del pallone Tanda, infrazione degli 8 secondi e palla recuperata in attacco per Sassari. Sussarellu, pallone per Sias, il movimento ancora della numero 8, palla allargata dalle parti di Olandi, Sussarello, ancora Spiga, la sfida con Fidossi, Spiga per Sias, è arrivato un tocco col piede.
Allora, nuova possibilità in attacco per il Basket 90. Occhio a Sussarello con tutta la libertà del mondo di prendere la tripla. Ci pensa ancora una volta Ilaria Carta a ribadire dentro questo canestro. Prova a garantirsi qualche altro punto di vantaggio. Adesso il Basket 90. Nulvi però non smette di attaccare con Villani. Stoppata che però premia ancora una volta Sassari, spiga fino in fondo, transizione che non si chiude in maniera positiva. Villani dall'altra parte, nel calcio diremmo che sarebbero, o meglio che sono saltati tutti gli schemi. La squadra addirittura allungata con 6 minuti da giocare nel terzo parziale, 6 punti di vantaggio per il Basket 90. E Nulvi però ancora in attacco, 47-41, Fidossi, fallo della difesa. Fallo di Ilaria Carta, incredula la numero 6. Servono i punti di Fidossi a Nulvi. Deve ancora ricucire, 42-5. Due su due per Fidossi. E Nulvi che torna a meno 4. Campo per Raiano. Spiga. Palla per Sussarello, ancora Spiga, Tanda prova a tenerla lì, Raiano ancora da Spiga, alza il pallone ma non riesce ad uscirne vincitrice, Tanda con Sias, la palla strappata dalla numero 8, ma rimane comunque in possesso di Nulvi, che però qua spreca una grande opportunità di contropiede con Villani, già carezzava l'idea di andare a canestro da sola. Il movimento di Fidossi cambia completamente lato per Cossu, fiscato Passi il direttore di gara, palla persa sanguinosa qua da Nulvi che spreca un'altra possibilità in attacco. Spiga, Sussarello, pallone in zona Raiano, si torna da Spiga, si è liberata Olandi, perde però un tempo di gioco ma non rinuncia alla penetrazione. Olandi guadagna due liberi ma non trova il canestro. Fino a questo momento MVP indiscussa della partita, Giulia Olandi. Per i liberi segna il primo, due su due per Olandi che consegna due possessi pieni di vantaggio alle sue. Fidossi, c'è larga Villani, il pallone invece per Carta, lascia saltare il difensore, poi però sbaglia il tapin. Pagherà, o meglio sta pagando questi errori il Basket Nulvi. Con il Basket 90 che ora prova ad approfittarne con Raiano, non c'è luce per prendere il tiro, si alza da tre punti. Il primo ferro con Cossu che taglia fuori Spiga e mantiene così la rimessa laterale. Fidossi, Carta, non prende la bomba e allora lo scambio con Cossu, tenta il blocco, la palla arriva dalle parti di Tanda, errore che
non permette comunque al basket 90 di ripartire. Il rimbalzo è nuovamente di Costo, è arrivato un fallo della difesa e si riparte con rimessa per le ragazze di Porcu. Momento di cambi, dentro Pinna, fuori Sias. Tanda, il movimento di Fidossi, un po' di spazio per prendere la tripla, c'è Olandia a darle fastidio, arriva Carta, la finta della numero 4 che si alza, prende il tiro e segna ancora. 49-45, torna meno 4 Nulvi. Spiga, grande palla per Sussarello, il pallone nuovamente dalle parti di Letizia Pinna. Grande canestro della numero 98 che dà un po' di respiro, ancora un po' di vantaggio alle sue. 52-45, deve rispondere immediatamente Nulvi. Kossu con la penetrazione, il pallone scaricato dalle parti di Carta. Arriva Tanda, prende il tiro con i piedi sulla linea, sarebbe comunque stato da due punti, ma la palla è andata fuori. C'è comunque Kossu che ritarda solo per un attimo l'azione offensiva del basket 90. Spiga su Sarellu, Raiano ancora da Spiga, tanto spazio per la tripla, errore e rimbalzo Raiano, appoggio al tabellone e il basket 90 torna a tracciare la strada per il vantaggio consistente. 54-45 dal potenziale meno 2 al fattuale più 9. Non c'è un attimo di respiro. Il tentativo di penetrazione di Alessandra Fidossi, la palla che non entra, ma è arrivato un fischio che ha punito la difesa del basket 90. Due liberi ancora per le ragazze nulvesi. Prova con le forze fresche Mister Porcu, intanto dentro il primo di Fidossi. In campo sia Cucuredu che Meloni. 2 su 2 per Fidossi. 3 minuti, 8 secondi alla fine del terzo parziale. Spiga, si alza Spiga, airball, la palla prova anche ad andare a riprendersela ma non c'è niente da fare. Allora Fidossi chiama il movimento di Cucuredu, il pallone torna fuori dalla numero 5. Ancora qualche secondo per l'attacco di Nulvi, palla scaricata dietro le spalle, tentativo di penetrazione di Kossu, palla fuori, niente da fare. Allora Kossu ancora, grande stoppata di Piga, completamente regolare. Allora ultimi 2 e mezzo, palla geniale per Campus, errore della 39. E allora Cucuredu, presa in controtempo dal servizio di Carta. Porco incredulo, chiama timeout. 54-47 per il basket 90 con 2 minuti e 21 da giocare. Un minuto di pausa anche per noi, poi torniamo nuovamente live dal palazzetto dello sport di Nulvi. Ultimi 2 minuti e 21 di terzo quarto. Palla fra le mani del basket 90. Sias, palla per Olandia, sinistra da Scarpa, minuti anche per la numero 29 che poi prima perde la palla e poi è bravissima ad andarsela a riprendere. Fallo di Ludovica Meloni. Allora si resta 5-4-4-7. Ha anche esaurito il bonus il basket Nulvi. Guardo Cagnesco di Meloni, fallo comunque lo ha commesso. Scarpa, fuori il primo per la giovanissima numero 29.
è sfortunata, fa 0 su 2, ma ci pensa come al solito Landi, e poi guerra nel pitturato, non fischia nessuno. Arriva adesso il fischio che premia l'attacco delle sassaresi, si riparte da rimessa con Letizia Pinna. Momento però di un nuovo time out. Vi lasciamo al frastuono del Palasport, come normale che sia. In questo momento si è un attimo anestetizzato, ma non ha smesso per un attimo di incitare le proprie beniamine, così come il pubblico a seguito del Basket 90, con Olandi e compagni che sono a 12 minuti e 3 secondi alla conquista di un titolo di Serie C che davvero sfiorerebbe la perfezione. Minaccia la bomba, poi penetra, alza il pallone sulla tabella e trova un grande canestro. Torna più 9 Sassari, 47 Nulvi, 56 Basket 90. Meloni. Fischio contro l'attacco di Nulvi. Fuori proprio Meloni, torna in campo Marta Villani. Spiga, pallone per Sias, si passa ancora da Spiga, prende un altro tiro, Spiga è on fire la numero 27. Sono 58 i punti del Basket 90 che torna avanti di 11 punti. Ancora Spiga con la rubata, il contropiede solitario della numero 27 che fa 60 punti per il Basket 90. Sono nuovamente avanti di 13 le ragazze di Doro dopo aver accarezzato l'idea del pareggio. Nulvi è tornata a subire tanto in difesa e a perdere palle sanguinose in attacco con il Basket 90 che non ha perdonato niente. Era arrivata anche a segnare qui Fidossi, tutto fermo però perché il fischio è arrivato con largo anticipo. È comunque un fischio che permette un viaggio in lunetta alla numero 5. Sono 56 secondi che ci separano dall'inizio dell'ultimo quarto. Dentro il primo per Fidossi. Uno su due per Fidossi e allora Spiga. Fischiato antisportivo contro Pileri. Ha preso un tecnico e un antisportivo il capitano della Basket Nulvi. Di fatto prende la via degli spogliatoi. Ramo in lunetta, errore al primo, ancora un altro. Su due per la numero 77, si resta 60-48.
con un pallone impossibile che Cossu recupera per le sue. Villani. Carta. Penetra la numero 4, errore al tiro, ma liberi. Per Miriam Carta. Deve sperare in un finale come quello che ha regalato il meno 7 a fine secondo parziale, meno 6 addirittura. Per provare a regalarsi un ultimo periodo infuocato Nulvi, intanto Carta mette il primo. 2 su 2 per Carta. Torna sotto di 10 Nulvi. Spiga da Sias, vere e proprie spine nel fianco della difesa giallo-blu, la 8 alla 27 con Olandi che è in panchina a rifiatare. Villani guida la transizione la numero 13, dietro per Carta, terzo tempo e palla che sembrava destinata ad entrare. Niente da fare allora, ultimi 7 secondi, qua dorme un po' la difesa di Nulvi, punisce ancora Letizia Pinna, sono 62, nuovo più 12, non c'è più tempo per il terzo parziale, 62-50, un quarto che sorride nella maniera più assoluta al basket 90, 10 minuti per tentare la rimonta, sono rimaste alla formazione di Porcu. Noi ora prendiamo un minuto e mezzo di pausa, poi torniamo per raccontarvi gli ultimi 10 di Basket Nulvi, Basket 90. Nuovamente collegati per gli ultimi 10 minuti di partita, conduce il Basket 90, 62-50. È un vantaggio che la formazione di Doro non deve scialacquare se vuole chiudere con gara 2 questa serie e soprattutto con una... pazzesco, 19-0 la sua stagione. Sias. Il pallone in direzione di Villani, niente da fare per il contropiede della numero 13, rischiano di arenarsi qui le speranze di Nulvi, che però non ne vuol sapere di smettere di difendere alto. E allora Verulo, che chiedo scusa, abbiamo chiamato tutta la partita con la maglia, o meglio con il nome di Sias, che è quello che ha scritto sulla maglia. Di fatto però si parla della ragazza che abbiamo indistinta con il numero 5, Cecilia Verulo. Prova la penetrazione della numero 4 e stavolta è inarrestabile. 6-2-5-2, prova a ricucire qualcosina Nulvi. Verulo prende la bomba la numero 8. Una mazzata per le gialloblu. 65 basket 90 più 13 nel momento topico della partita. Carta riesce ad evitare il trasporto del pallone, fallo di Pinna che se ne accusa immediatamente. Fuori Villani, dentro Tanda, torna in campo Carta invece per il basket 90. Serra, Fidossi, il movimento della numero 5 alla ricerca di qualche soluzione, prova a inventarsela tirando dal palleggio, niente da fare. E Olandi che ha ripreso posto in quintetto, servizio per Verulo, ancora Olandi, sfrutta il blocco di Carta e va al servizio per Caterina Fara,
covata però col piede sulla linea. 8 minuti prima della fine della partita, 65-52 il risultato. Errore qua ancora in costruzione, Verulo lanciata solitaria a canestro, segna ancora Cecilia Verulo. Cambia ancora dentro Sussarello per il basket 90 e Villani per Nulvi. 7 e mezzo alla fine, 15 addirittura di vantaggio per il basket 90, che di fatto ha il destino nelle proprie mani. Villani con la recuperata, il pallone però è nuovamente fra le mani delle sassaresi. Pinna si alza, sbaglia ancora Fidossi con carta che non molla di un centimetro. Fallo contro il basket Nulvi. Fuori per falli probabilmente carta. Serra. Carta ancora. Il pallone dalle parti di Fidossi, Villani la tiene lì, ancora la numero 13 con reverse, fa fatica ancora a segnare Villani e allora spiga. Lo scambio con Fara, chiama lo schema la numero 27 su Sarello. Il pallone ancora in direzione della 46, spiga, vuole la penetrazione, arriva nel servizio per Pinna. E carta però a recuperare il rimbalzo per il basket Nulvi con Villani che trova il modo di servire nuovamente Serra. Manca il movimento della numero 13 che arriva in questo momento, va a prendersi il tiro Villani, un errore che pesa sullo score della partita. È una palla che è contesa, viene però nuovamente messa fra le mani delle giocatrici di Nulvi. Qualcosa da controllare al tavolo degli arbitri. Nulla di particolare se non il time out chiesto dalla panchina di Porcu. Un minuto di pausa, lo prendiamo particolarmente volentieri anche noi. Rieccoci nuovamente live, appena esaurito il timeout, palla fra le mani del basket Nulvi con Fidossi. Sono 54 per le gialloblu che tornano a segnare. È una montagna altissima quella da scalare però. Pinna da Verulo che larga su Sarello, il pallone ancora per la numero 27 Spiga, una delle prime palle perse della sua partita. Serra fino in fondo, appoggio al tabellone, errore, ma liberi per la 30. Serra. Parte malissimo il primo libero. Zero su due per la numero 30. Allora Verulo, tentativo di penetrazione, scarico per Sussarello, spiga ancora da 3 punti. Comincia a festeggiare la panchina del basket 90. Mamma mia che partita di Giulietta Spiga. Sono 70.
80 per le sassarese. Niente da fare per Fidossi, è un po' mollato. Ora il basket Nulvi prova ad approfittarne. Pinna, è arrivato fallo di credo Villani, non la prende benissimo la numero 13. È liberi per Pinna. Dentro il primo. Questi due per Pinna. Sa tanto di mazzata definitiva. Pallone per Cossu, bravissimo nel controllo. È arrivato ancora un fischio di Pinna, o meglio, fischio che punisce Pinna. In realtà si trattava di Giulietta Spiega. Ultimi 5 minuti e 5 secondi. Serve un miracolo sportivo a Nulvi. Fuori il primo. Rimbalzo è comunque giallo-blu nonostante lo 0 su 2 di Cossu, che prova a ripetersi immediatamente. Si fa perdonare subito con Fidossi che recupera ancora. Ma qui il basket 90 è fortunato. 16 lunghezze di vantaggio, ma erano 18 prima dell'ultima azione. Cossu prova a lavorare su Spiga che però non ha, molla un colpo. Pinna da Verulo, bomba di Verulo, fenomenale Cecilia Verulo, ha clacciato totalmente la partita nel secondo tempo. Devastante Verulo, 75 basket 90. Villani per riaprirla o comunque per rendere meno pesante il passivo. Niente da fare con la tripla che esce. Sassari non o meglio basket Nulvi non trova il modo di far canestro. Così è veramente dura. È arrivato un time out. I complimenti sono tutti per Cecilia Verulo. Che partita! Sei perduto! Un attimo di pausa e torniamo per gli ultimi 4 e 18 da giocare. Nuovamente live per gli ultimi 4 minuti da giocare in questa partita. Spiga da Sussarellu, fa canestro in ogni modo Sassari. Basket 90 avanti ancora. Sono 21 addirittura i punti di vantaggio. Fidossi. Fidossi va da sola, ma non trova modo di far canestro. E allora Verulo. Grande recuperata di Fidossi, ma Spiga la calamita sulle mani. Ultima a toccare stavolta è una giocatrice del basket 90. Si resta 7-7-5-6. È nuovamente tempo di cambi. Si riparte con Serra. Meloni non riesce la rubata a Figa, ci pensa invece Olandi. Antisportivo contro Meloni. Piove sul bagnato ora per il basket Nulvi. Segna il primo Landi.
5 su 2 per Giulia Olandi. Sono 79 per il basket 90. Di fatto questo campionato lo ha chiuso. Bisogna solo capire con che risultato finirà questa partita. Pinna, penetrazione della numero 98, c'è Verulo che chiama il servizio. Verulo, terzo tempo, mamma mia, che secondo tempo pazzesco di Cecilia Verulo. Cossù non prende il tiro da tre punti, torna da Meloni, apertura in zona serra, lei sì che lascia partire il tiro, errore di Spiga che poi però riesce bene a intercedere fra Cosso e Canestro, stoppa ancora la numero 27, ha fatto di tutto in questa partita. Ultimi 2.34 da giocare, 81-56 basket 90 che ha scavato definitivamente nel quarto periodo dopo aver chiuso il terzo avanti di 12. Fallo di Tanda. Esce fra gli applausi convintissimi del suo pubblico Cecilia Verulo. Bracci meritati di tutta la panchina. Partita impressionante. Fiore, Raiano, Fiore ancora e la pallone verso Pinna. La tripla che esce anche se di poco. Cucuredu. Villani, il pallone da Cossu, si alza per tirare Cossu, stoppata in maniera fallosa. Sbaglia il primo Cossu. Zero su due, si resta 81-56. Sau, bomba di Sau, airball. Villani. Scambio con Cossu, tabella e sfortuna anche qua per la numero 9. Scarpa, Fiore. Pallone per Fara, il movimento di Raiano, prova a sfruttarlo Fiore, errore e arriva un fischio con il possesso che ancora. Per la formazione sassarese. Fara. Bomba di Fara, palla sul ferro, poi Carta la tiene in campo. Villani, bomba di Villani, non trova il modo di far canestro Nulvi. Cucuredu non riesce a sfruttare il tap-in. E Contesa che sorride ancora al basket Nulvi. Villani ancora, servita da Tanda, controllo della numero 0, tentativo di penetrazione, scarico in direzione di Serra, la palla diventa un passaggio per Carta, fallo e liberi.
sbaglia il primo carta. Uno su due per la numero 4, ultimi 62 secondi. Passi in attacco per Maria Grazia Sau. Tanda. Via Fiore, guadagna la possibilità del tap-in ma imprecisa, e allora carta ancora, altri liberi per la numero 4. Onora fino in fondo l'impegno il basket Nulvi. Due per carta. Campus, palla per Fiore, ancora Campus, Fara si alza, spara ma sbaglia, e allora Tanda. Movimento di carta, il pallone che arriva bene alla numero 4, ultimi 20 secondi da giocare, carta stoppata, tiene la palla Campus ancora con la stoppata che stavolta però è irregolare. Dentro il primo, nuovo 2 su 2 per carta. Tornare sotto le 20 lunghezze di svantaggio, ma gli 8 secondi che mancano, è puro garbage time. Mancano appunto i 2 secondi prima che il Basket 90 possa entrare in campo a festeggiare la vittoria di questo campionato. È un percorso netto quello delle ragazze di Andrea Doro, 19 partite, 19 vittorie, finisce senza sconfitte l'anno in C per il Basket 90. Una grande conquista con un gruppo formato praticamente esclusivamente da ragazze nate dopo il 2005, con la possibilità di affrontare l'anno prossimo la Serie B regionale. Una interessante fair play fra le due squadre che anche a questi livelli fa sempre piacere vedere. E allora ancora complimenti a coach Doro e alle sue ragazze, onore delle armi al Basket Nulvi che ha giocato con le proprie armi fino alla fine per questo titolo. E allora io ringrazio Chico Piu per le immagini che mi sono arrivate, Roberto Caddeo per la regia di questa partita, grazie anche a voi per essere rimasti con noi fino a questo momento. Da Nulvi è veramente tutto, appuntamento alla prossima.